Al primo turno si veniva dall'amarezza dell'anno prima con l'eliminazione subito al primo turno di UEFA con il CSKA a Sofia, si va ancora all'est, Lujpest. Sì, direi che c'era un po' il timore che si ripetesse magari quello che era successo l'anno prima, perché due squadre, prima Sofia poi Budapest, però diciamo che l'esperienza dell'anno prima si era servita e quindi abbiamo passato il turno abbastanza agevolmente. Secondo turno invece il Boavista, 0-0 in casa, c'era un po' di timore per il ritorno, invece è stata una cavalcata. Sì, direi che lo 0-0 ci aveva un po' condizionato, però sapevamo che potevamo fare l'impresa, anche se era qualcosa da ottenere con una grande prestazione. E di quel turno ricordiamo in particolare che non si giocava in campo neutro, si giocava in un paesino vicino a Fatima, e il giorno prima andammo in pellegrinaggio e fu un'esperienza, al di là dell'aspetto sportivo, molto, molto forte e molto toccante. E poi la sera dopo una partita indimenticabile con lo straordinario gol di Alberto Di Chiara che ci aprì le porte al passaggio del turno. Al passaggio del turno contro lo Sparta Praga, anche qui 0-0 all'andata, ma in trasferta in una Praga glaciale. Sì, il freddo e il ghiaccio di una metà campo, perché la cosa strana di quella partita fu che c'era una metà del campo ghiacciata e una metà invece con tanto fango, e quindi era difficile trovare anche l'assetto giusto, cioè i tacchetti per poter stare in piedi. E la cosa più divertente fu vedere Asprilla alle prese col ghiaccio, perché sembrava veramente un personaggio delle comiche per come si snodava e per come si muoveva. Però fu un risultato buono, anche se lo 0-0 è sempre un po' pericoloso, perché basta subire un gol nella partita di ritorno in casa che poi devi farne due. Invece il pomeriggio, perché giocavamo di pomeriggio con lo Sparta, fu un'altra partita indimenticabile, soprattutto indimenticabile fu la prestazione di Tino che sfoderò un gol meraviglioso. Così come ne fece due poi a Madrid, andata della semifinale, si temeva la bolgia del Calderon e la zittita in pochi minuti. Sì, quella fu veramente forse la prima esperienza con uno stadio vero a livello europeo e un'atmosfera di quelle veramente da grande evento, però la squadra ci arrivò molto consapevole, molto matura e poté giovare, ripeto, come hai detto tu, di una prestazione da fenomeno di Tino Asprilla, e fu una vittoria bellissima. Al ritorno invece ci fu da soffrire in casa, però con i denti si tenne quel 2-1 dell'andata e si aprirono le porte di Wembley. Ma sì, una partita molto, molto particolare, perché c'era il traguardo a un passo, tutti davano per scontato che la finale fosse raggiunta, invece era ancora da agguantare, e soprattutto c'era il fatto che 7-8 di noi erano diffidati, quindi c'era in ognuno di noi il timore di poi magari di non poter giocare la finale, quindi fu un approccio molto difficile alla gara. La gara fu una gara stranissima, nella quale praticamente per quasi 80 minuti riuscimmo a controllare in totale sicurezza, padroni del campo. Poi ci fu così l'errore di Ballotta che può capitare, che però ci fece vivere veramente 10 minuti di terrore, perché se avessimo perso quel traguardo proprio alla fine, come era successo magari l'anno prima l'eliminazione, sarebbe stata una tragedia. E invece, come hai detto tu, stringendo i denti, soffrendo, siamo riusciti a coronare il sogno di andare a Wembley. Uno stadio storico, com'è stata la settimana di avvicinamento, come fu la settimana di avvicinamento a quella partita, a quello stadio, a quell'appuntamento? Ma fu tutto speciale, tutto straordinario, perché c'erano gli ingredienti perfetti, una finale europea, uno stadio mitico, una grandissima capitale europea, e quindi ogni cosa è stata vissuta con grande intensità con grande emozione. E poi c'era la consapevolezza di aver fatto qualcosa di straordinario, al di là di come sarebbe andata la partita, perché tanti di quella squadra erano ragazzi che qualche anno prima giocavano al Tardini in Serie B davanti a 4-5 mila persone, e pensare solo che invece avremmo trovato a Londra 12 mila parmigiani ti dava già un brivido, un'emozione indescrivibile. E questo però è stato anche la forza e la voglia di raggiungere l'impresa, di regalare veramente un sogno alla città e a tutti quei parmigiani che quella sera ci vennero a vedere, e che tanti di loro
così, vivevano all'estero e per loro fu anche un momento di grande soddisfazione poter ritirare fuori magari dai cassetti o dai bauli la bandiera italiana. Da capitano, aprire le marcature in finale con un gol del genere, che emozione è stata, che spinta è stata per la squadra? Ma per me è stata un po' la partita perfetta ed è un po' lo stemma della mia carriera, questo a livello personale, perché come hai detto tu, in una sera ho fatto quello che avevo sempre desiderato fin da bambino, cioè fare un gol in uno stadio mitico e poi poter provare l'emozione e la felicità di alzare una coppa, ecco, cosa che avevo fatto tante volte giocando da bambino, lì ho realizzato, ho fatto diventare un sogno realtà.